Buongiorno, stamattina fa un freddo cane, ma veramente fa freddo. Ho portato il bambino a scuola, adesso vado a fare qualche commissione e vado a fare un po' di shopping natalizio. Vado a comprare dei regalini di Natale per mio figlio, quindi oggi tornerò un po' tardino a casa, sarò un paio d'ore, 2-3 ore fuori casa a fare shopping natalizio. E vai, si vede che c'è una faccia proprio morta di freddo col mio bellissimo cappellino, guardate qua, ecco qua. Adesso mi incammino, state un po', è un po' lontano, sarà una bella scarpinata a piedi, però sarà una scarpinata piacevole, perché infine si fa lo shopping. E ancora qui con la giacca perché sono appena appena tornata a casa, ho girato il video prima di sistemare le varie cose. Come vi stavo dicendo, quest'anno solamente regali utili, giocattoli ne ha tantissimi, poi sicuramente riceverà giocattoli dallo zio, riceverà giocattoli dal cugino, quindi di giocattolo, mio figlio è il classico tipo che il giocattolo lo usa quella mezz'oretta appena lo riceve, appena uno glielo compra, poi lo mette lì da una parte e non lo tocca più, perché lui di più gioca con il pallone, quindi gioca in giardino a pallone d'estate, poi primavera, estate, poi d'inverno, quando torna da scuola, quel po' di tempo che gli rimane, fatto i compiti e tutto il resto, fuori non può andare perché fa freddo, quindi gioca con la PlayStation, gioca col computer, poco gioca con i giocattoli tradizionali, diciamo così. L'unico giocattolo, l'unica cosa con cui gli piace sempre giocare è il pallone, quindi col pallone lo sfrutta fino a quando si buca, resta una pelle appesa da tirare a calci, ci gioca. Poi per quanto riguarda gli altri giocattoli, niente, l'anno scorso gli ho comprato il monopattino, gli ho comprato lo skateboard, la bicicletta, quando era più piccola aveva la macchinina elettrica, la moto elettrica, ma li ha utilizzati giusto quell'uno o due giorni appena comprati, poi li ha messi lì ad ammuffire e non li ha più usati, quindi mio figlio non è tipo da giocattoli. Gli ho fatto scrivere la letterina a Babbo Natale, ho chiesto cosa voleva come regalo quest'anno e lui ha chiesto il libro, lui voleva soprattutto il libro per farlo, per aggiungerlo alla sua collezione, poi ha chiesto le scarpe come quelle lì, come ho detto, come quelle lì che ha visto a suo padre, quindi alla fine, come vi ho detto, quest'anno solamente regali utili, regali, cioè io sono proprio il tipo che quando deve fare un regalo vado sul regalo utile, non so, fare il regalino per quanto riguarda, io dico per quanto riguarda i familiari stretti, quindi per quanto riguarda mio marito, per quanto quello che può essere mio nipote, mio figlio, mio fratello, per quanto riguarda i familiari stretti, di solito invece di regalare quelle sciocchezzuole che poi vanno, ecco qua, come un giocattolo che lo mette lì e non lo utilizza, preferisco regalargli cose utili come capi di abbigliamento, cose utili che possono servire appunto come capi di abbigliamento, come può essere un orologio, come può essere qualche cosa lì dove devo fare il regalo, non lo so, a mia sorella, quindi a un familiare stretto, a una persona che conosco, cosa può aver bisogno, cosa gli può essere utile, preferisco regalargli, non lo so, una cosa per la casa, come può essere una macchinetta del caffè, come può essere un set di piatti, ecco, queste cose utili. Mentre per quanto riguarda il regalino, come può essere la candelina profumata, come può essere il vaso, il presepe, beh, questo qua, se devo fare un regalo, così un regalo, un pensierino a una persona che non fa
parte della cerchia stretta di familiari o di amici, allora come presente, ecco qua, per un presente un po' così più senza impegno, può essere il pensierino a un collega di lavoro, a una persona, un'amica non proprio intima intima, ecco qua può andare benissimo la candela profumata, il vaso, una sciarpa, però io sono portata moltissimo per i regali utili, perché faccio regali utili e mi piace ricevere appunto regali utili. Quanto riguarda mio figlio, per anni ho comprato giocattoli, l'ho riempito di giocattoli e poi puntualmente dopo un po' sti giocattoli, arrivavano giocattoli nuovi, quelli là vecchi erano da buttare, erano a buttare praticamente nuovi. La maggior parte delle volte li ho portati in parrocchia dove fanno questi, quelli lì nuovissimi ad esempio, li ho portati in parrocchia dove fanno questa raccolta, oppure li ho regalati a signore che conoscevo che avevano bambini piccoli, sempre a persone che so che non si sarebbero offese. Poi, come vi ho detto, erano giocattoli nuovissimi, quindi per anni ricordo il primo regalo di Natale che gli ho fatto è stata la macchinina della Chicco, quelle macchinine lì dove si possono anche appendere dietro per camminare, che era 3 in 1, era dondolo, era un dondolo, era una macchinina così a pedali, che no, a pedali, che con i piedini per terra poteva camminare, camminarci sopra, e poi aveva quell'aggancio dietro dove i bambini si appendono e lo tengono tipo girello, quel tipo deambulatore, deambulatore è brutto da dire, ma se trovo metterò una foto qua da qualche parte per farvi capire quale sto dicendo. Quindi il primo Natale gli ho regalato quella macchinina della Chicco. Era piccolissimo, non aveva nemmeno ancora un anno, aveva 8-9 mesi, e gli ho regalato quella macchinina. Il secondo anno aveva quasi 1 anno e 8 mesi, 1 anno e 7-8 mesi, gli ho regalato la macchinina elettrica, quella lì col telecomando, noi lo mettevamo dentro e lo portavamo a giocare. Era troppo piccolo, quella l'avrebbe sfruttata, pensavo io, diventando un po' più grande sui 3-4 anni, quindi finché era piccolo, 2 anni, 2 anni e mezzo, lo portavamo noi, lo sedevo nella macchinina, gli facevo fare il giro, io la guidavo col telecomando. Poi quando si è fatto più grandicello, che poteva andarci da solo, c'aveva voglia, la macchinina era proprio l'ultimo dei suoi pensieri, lui dategli una palla, si metteva, giocava, stava ore a giocare a pallone fuori in giardino, ma la macchinina, scusate il termine, non la cagava proprio nemmeno di striscio. Quando si è fatto un po' più grandicello, quindi verso i 5 anni, gli ho regalato la moto elettrica, io tutta contenta, dico, lui con la moto elettrica si mette, va avanti, indietro, ma è uguale, idem come la macchinina. Ci ha giocato quei 2-3 giorni, massimo una settimana appena acquistata, poi l'ha messa lì, chi si è visto, non ci ha giocato. Tranne che per il pallone, gli altri giocattoli, anche non lo so, i fucili, le macchinine telecomandate, ci gioca quel po' di tempo. Ricordo mio fratello gli ha regalato qualche settimana fa un robot gigante, perché lui mo era andato in fissa con i Transformers. Quindi giocava lui e il suo amico, il suo compagno di classe, giocavano con questi Transformers. Mio fratello gliene ha regalato uno gigante, era perlomeno un 50-60 centimetri grande sto robot. Ci ha giocato il primo giorno tutto contento, l'ha preso, si è messo a giocare, ha sbagliato un po', poi l'ha messo lì nella cesta dei giocattoli dove io ho conservato tutti i suoi giocattoli. Non gliene può fregare di meno nemmeno di quelli. E avevamo comprato le macchinine telecomandate, tante, infatti le ho conservate, le più belle, quelle lì pagate un po' di più, io le ho conservate in soffitta perché non gli interessano i giocattoli. Quindi alla fine per Natale ho detto, chiedi tu quello che vuoi a Babbo Natale, e lui ha chiesto le scarpe,
il libro e poi ha detto qualche altra cosa di carino, come appunto può essere il giubbotto. Io ho preso il giubbotto e gli ho preso cose utili, quindi gli ho regalato la tuta, il giubbotto. Poi gli ho detto: se vuoi solamente scarpe e libro, se vuoi qualche altra cosa, fino a lunedì, fino a domenica lunedì, stai ancora a tempo ad aggiungere nella tua letterina di Babbo Natale. E quindi per quest'anno regali utili, poi ormai i regali tendo a farli solamente al più piccolo di casa, quindi tendo a farli a mio figlio. Per quanto riguarda mio marito, oppure di ricambio mio marito a me, sono cose superflue. Se ci vogliamo fare un regalino, un pensierino, non ce lo facciamo per Natale, ma ce lo facciamo durante l'anno, quando magari vedo una cosa e mi viene in mente che è la cosa adatta per lui, oppure a lui gli viene in mente che è la cosa adatta per me, quindi facciamo più che altro regali a sorpresa. E niente, questo è tutto. Queste erano le cose che ho comprato stamattina. Poi, come vi stavo dicendo, ho preso un paio di cose per me. Mi sono presa i calzettoni perché fa freddo, quindi i calzettoni lunghi o d'inverno sono il classico tipo da pantalone caldo, pantalone felpato caldo e calzettoni lunghi. A me in inverno non mi vedrete mai né con una gonna né tantomeno con un vestitino né tantomeno con le calze, quelle lì sottili, le calze che fanno vedere le gambe, quelle lì color carne oppure quelle lì velate. No, per vedermi a me d'inverno con gonna e calze sottili deve essere proprio un avvenimento, non dico importante, ma super importante, perché altrimenti col cavolo che mi metto a prendere freddo. Sono molto freddolosa, molto delicata di salute, e quindi preferisco starmene con il mio bel pantalone caldo. Poi quando arriva la primavera, pantalone spostati, perché da maggio a settembre i pantaloni non li vedo nemmeno per dentro al cannocchiale. Cioè io d'inverno la gonna non la vedo nemmeno per dentro al cannocchiale, perché d'inverno pantalone, felpato e calzettoni tutto l'anno, non tutto l'anno, tutto l'inverno. Mentre d'estate, quindi a fine primavera, estate, sempre la gonna, massimo massimo i pantaloncini corti, però sempre le gambe scoperte, perché son doppia stagione, diciamo, invece di essere quattro stagioni come l'armadio, sono doppia stagione. Ho l'outfit autunno-inverno, quindi più che autunno-inverno, diciamo l'outfit freddo, che sono i pantaloni e i calzettoni, e l'outfit caldo, che sono le gonne, sandali, minigonne, vestitini freschi, vestitini freschi sempre con la gonna, oppure al massimo pantaloncini corti. Le mie cose, mo sistemo un pochino e poi vi faccio vedere anche le cose che ho comprato io. Magari vi faccio vedere anche le cose che ho comprato al bambino un po' meglio. Mo sistemo un pochino tutto. Mi levo la giacca, mi sistemo sti capelli. Guardate qua come sono affascinante stamattina. Sono così affascinante, da far venire un colpo che debole di cuore. Ecco qua, vi volevo far vedere bene tutte le cose che ho comprato. I calzini, eccoli qua, questi qui hanno il disegno con il cagnolino, sono i calzettoni lunghi, perché comunque il bambino preferisco coprirlo bene, che fa freddo, freddo, freddo. Ecco qua, questi qui hanno l'orsacchiotto, quindi ho preso 6 paia di calze. Poi ho preso qualche cosa giornaliera che servono, questo qui a parte i regali di Natale. Vi ho preso gli slip, già che c'ero, ho comprato i regali di Natale, già che stavo in negozio, ho preso anche le cose che servivano. Adesso vi faccio vedere un attimo quella che mi sono presa per me. Per me ho comprato questi due pantaloni, vedete? Ah, la striscia, questo è un pantacollante felpato, perché come vi ho detto io sono molto freddolosa. C'ha come vezzo, diciamo così, c'ha
questa striscia qua nei lati, quindi è molto semplice, nero, semplicissimo, infatti è un pantalone giornaliero da tenere dentro casa appunto perché soffro molto il freddo. Poi ho preso quest'altro, sempre a pantacollante, questo qui c'ha questo disegno delle tasche, c'ha questo riccio con il disegno delle tasche, anche questo qua semplice semplice, sempre felpato perché io soffro da morire il freddo. E questi li ho comprati per me da mettere così giornalmente, da mettere dentro casa, per stare comoda, stare calda, e comoda. Poi, sempre per me, mi sono presa, anch'io 3 paia di calzettoni colorati, che mio marito e mio figlio mi prendono sempre in giro perché porto i calzettoni colorati, ma che tu vuoi fare? A me piacciono i calzettoni colorati. Poi ho preso questo completino come regalo di Natale a mio figlio, ecco qua, questo completino, maglietta, felpa e pantaloni, la felpa. Solamente che non mi sono accorta che non è molto pesante, è più primaverile, più che invernale, mi ha rifilato una felpa per il maverick, però i pantaloni sono molto carini, un po' grandicelli forse, ma molto carini. Comunque non c'è problema, mi ha detto che nel caso me la cambiamo, quindi mo vediamo un attimo. Se il caso la vado a cambiare prima di Natale, prima di metterla a posto, la vado a cambiare. Poi ho preso questo giubbotto, solo qua, con il cappuccio, con la pelliccia, quindi all'interno è tutto foderato, tipo pelliccia sintetica, molto morbido, molto caldo per l'inverno, un bellissimo giubbottino, bellissimo giubbottino con le sue tasche, abbastanza pesante, abbastanza caldo. Poi gli ho preso il libro della Carica dei 101 perché lui colleziona questi libri piccolini. E per finire, io ho preso le scarpe che mi aveva chiesto lui, che le aveva viste nel negozio. Me le aveva chieste, ecco qua. Sono della Carrera, una scarpa invernale a stivalette, secondo me molto molto carina. Erano quelle lì che aveva visto lui, quindi vado a colpo sicuro perché so che gli piaceranno. E questi erano i regali di Natale e altre cosine varie, i regali di Natale che ho preso a mio figlio, e questi erano i regali di Natale che ho preso a mio figlio, e le cosine che mi sono comprata per me. Io per me ultimamente compro molto molto raramente. Che altro dirvi? Il mio video finisce qua, io vi do appuntamento al prossimo video. Scusate se sono tutta scombinata qua, tutta distrutta. Di là c'è lo specchio, mi guardo, ho i capelli tutti un po' scompigliati dal vento. Spero di non avervi spaventato troppo con la mia faccia, ma come vi ho detto, mi sono fatta una lunga camminata. Stamattina ho fatto i chilometri a piedi. Io vi saluto, vi mando un bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!